Ciao ragazzi, come non parlare quando il canale del nuovo SkyDio 2, il tanto atteso successore del già innovativo drone SkyDio R1, uscito all'inizio dell'anno scorso, il 2018. Il nuovo SkyDio 2 è stato progettato e costruito negli Stati Uniti d'America ed è obbligatoriamente un concorrente del DJI Mavic Pro 2, ovviamente. Avevo contattato la società americana produttrice di questo drone circa un mese fa per chiedergli notizie sull'uscita appunto del drone e la commercializzazione nel nostro paese, in Europa. Loro mi avevano risposto che purtroppo al momento dell'uscita non sarebbe stato commercializzato nel vecchio continente, ma che in un prossimo futuro forse sarebbe stato possibile. Oggi vi dico la mia su questo drone davvero innovativo e lo faccio andando a vedere con voi tutta una serie di caratteristiche che ha, dandovi i miei giudizi dopo che me lo sono studiato bene tutto il pomeriggio e guardando il sito curatissimo della società americana. Ragazzi, entriamo subito nel sito, che direi fatto in modo davvero davvero impeccabile. Ma tralasciando questo aspetto non trascurabile, come avevo fatto e avevo detto con il video sullo Zino Pro, quello sul range test, che vi lascio qui la scheda in alto a destra, appunto, che avevo fatto qualche giorno fa, che appunto era l'opposto di questo sito veramente veramente bellissimo fatto da SkyDio, che è veramente veramente bello. Entriamo subito nelle caratteristiche di questo nuovo SkyDio 2.02, come vogliamo chiamare, che sono molto importanti e decisamente entusiasmanti per chi ama appunto il mondo dei droni. Prima di tutto, questo drone, diciamo che con questo appunto drone riusciamo ad avere un volo, diciamo, facile e sicuro, anche perché ha delle capacità incredibili appunto di volo, oltre ovviamente alla prevenzione degli ostacoli che, per quanto sembra da quello che ci fanno vedere appunto nei video di questa presentazione, sono davvero davvero incredibili, e queste prevenzioni degli ostacoli viene ottenuta grazie a 6 fotocamere fisheye 4K a 200 gradi, ma di questo ve ne parlerò un po' più avanti. Diciamo che questo nuovo drone della SkyDio, o SkyDio come lo volete chiamare, diciamo, viene fornito con una fotocamera che riprende video in HDR a 4K a 60 fps. Pensate voi, fa video a 60 fps in 4K. È davvero assurda questa cosa. E scatta foto da 12,3 megapixel con il suo appunto sensore CMOS della Sony. La Sony monta un po' tutti i sensori su questi droni di qualunque tipo prendiamo, vediamo, c'è sempre Sony dietro a questi sensori. Lo SkyDio 2 ha delle funzionalità di registrazione integrate e autonome, come per esempio il drone, il rocket, il cable cam, per creare appunto dei video automatici incredibili, perché queste funzioni automatiche che troviamo in molti droni ormai di ultima generazione, però coniugati con l'incredibile sistema di rilevamento ostacoli, diventano veramente veramente delle funzioni da urlo. SkyDio 2 può volare, così dicono, fino a circa 23 minuti, e questo lo dichiarano appunto nelle caratteristiche qua giù all'interno del sito. Diciamo che questo drone non ha a mio giudizio, una grossa portabilità. Infatti, come vedete, sta in questa valigetta, in questa borsa, non ha i bracci ripiegabili come molti altri droni, e è abbastanza ingombrante se dobbiamo andare a fare, che ne so, una gita a piedi o con la moto, con la mountain bike. Boh, onestamente questa cosa è una delle cose che forse mi convince un po' meno, però comunque insomma non è grandissimo, vedete, è abbastanza portatile, fra virgolette.
Questo drone è possibile guidarlo in vari modi, ovvero direttamente grazie allo smartphone, eccolo qui, con sistemi operativi iOS e Android, e ha una connessione, in questo caso WiFi, che arriva fino a 200 metri, ma con un piccolo accessorio che è questo, lo SkyDio Beacon. Grazie a questo accessorio, che è venduto separatamente, la portata si estende di altri 1500 metri, 1,5 km in più rispetto a usarlo direttamente con lo smartphone. E considerate che portandosi dietro questo accessorio, il drone lo segue direttamente, veramente sembra che sia veramente interessante. Infine è possibile usare il classico radiocomando, che è questo qua, vedete, eccolo qui, il classico radiocomando, che di fatto è quello del Parrot Anafi, e su questo avrei da ridire qualcosa, ma lo faremo un po' più avanti. Usando appunto questo radiocomando, il raggio d'azione sarà ancora maggiore, ovvero arriverà a circa 3,5 km di distanza, appunto. Questo radiocomando è venduto a parte, insomma separatamente dal drone, che come avete visto costa $999 in preordine, cioè uno versa $100 e lo preordina. Però, come detto nell'introduzione, vale solo per gli Stati Uniti d'America e per il Canada, non per l'Europa. E questo purtroppo è un qualcosa che io già sapevo, perché l'avevo chiesto, come detto, direttamente alla ditta produttrice americana con sede in Redwood negli Stati Uniti, che mi aveva comunicato che non avrebbero, almeno per adesso, distribuito il drone nel vecchio continente. Questo drone monta a bordo un processore Jetson TX2 dell'NVIDIA, un dispositivo appunto di elaborazione integrato che è iperveloce ed efficiente, e sappiamo quanto NVIDIA sia avanti ai loro prodotti. Questo drone, diciamo, che monta un 5-6 core GPU, che è in grado di eseguire, pensate voi, come vedete scritto qua sopra, 1,3 trilioni di operazioni al secondo. Di fatto, come dice appunto il produttore sul sito, abbiamo di fatto un supercomputer volante con questo nuovo oggetto. Pensate addirittura che, ancora non è certo, ma sembra molto probabile, come era per il suo predecessore, l'R1, i possessori dell'Apple Watch potranno anche pilotarlo direttamente col proprio orologio della Apple. Pensate voi. Molto interessante è la dichiarazione del CEO di SkyDio, Adam Bry, che spiega quanto sia complesso far funzionare le 6 fotocamere fisheye 4K a 200 gradi. Lui in pratica dice che è stata la sfida più impegnativa a livello ingegneristico. Questo perché il passaggio appunto dalle fotocamere convenzionali con otturatore alla fotocamera fisheye, che appunto sono molto impegnative dal punto di vista algoritmico, che appunto hanno usato per questo drone, gli ha portato delle difficoltà ingegneristiche, ma una volta riusciti a dipanare il bando nella matassa, hanno ricavato dei vantaggi. Il primo è il prezzo più basso che appunto possono ottenere con queste camere, e le prestazioni dei sensori sono addirittura migliori. Pensate voi, pensate che per la metrica siamo passati dai circa 3 megapixel di rilevamento visivo su R1, sul predecessore di questo drone, pensate voi, ai 45 megapixel offerti appunto da SkyDio 2. E pensate voi che il Mavic Pro 2 ha circa 4,9 megapixel stimati, eccoli qua, mentre pensate il DJI Mavic Air ne ha 1,9 megapixel. Questi sono i megapixel che usano i sensori, appunto le camere dei sensori, per rilevare appunto gli ostacoli. Giudicate voi poi ovviamente quello che è il risultato. Queste sono le caratteristiche che vi fanno capire quanto sia incredibile questo nuovo drone. E loro ci propongono, vedete, questa comparazione tra SkyDio 2 e DJI Mavic 2. Vedete, quando arriva all'ostacolo, il Mavic 2 si ferma, mentre SkyDio 2 DO
riparte e va avanti. SkyDio 2 è un drone che comunque riesce in modo velocissimo e a grandi velocità a schivare e a scansare gli ostacoli, mentre ovviamente, per quello che abbiamo appena detto, il DJI Mavic 2 ovviamente se trova un ostacolo si blocca, questo è chiaro. Quello che voglio farvi vedere è che grazie a questo drone si riescono a fare tutta una serie di riprese immagini di vario genere, ovvero per chi ama la mountain bike, vedete? Mountain bike, moto, motocross, il drone riesce a grandi velocità a seguire il soggetto, riesce a corrergli dietro, a scansare gli ostacoli e a creare delle immagini che sembrano quasi fatte con un drone FPV, cioè una cosa davvero incredibile. Guardatevi che roba, è incredibile. Ma non solo, è possibile andare a seguire anche dei mezzi, delle auto, per chi ama appunto le corse o le auto, o se vuol fare delle riprese mentre viaggia la propria auto, vedete, o anche in moto, questo è un quad ovviamente, vedete, si riescono a fare delle cose davvero davvero incredibili, in modo assurdo, a velocità, riescono a scansare appunto gli ostacoli e riescono a fare delle riprese appunto davvero davvero assurde. Pensate voi, qui c'è una moto slitta sulla neve, ma pensate a uno sciatore in questo caso. Oppure è possibile anche vedere delle immagini per la famiglia con le funzioni automatiche. Questo nuovo drone di SkyDio riesce a dare a fare delle immagini automatiche mozzafiato, incredibili, passando vicino a alberi, facendo delle panoramiche e degli orbit davvero incredibili. Guardate che roba, tutto in automatico, tutto senza rischi di prendere, colpire degli oggetti e creare dei danni al drone. Guardate, molti mi contattano che devono fare dei video sul surf o sulla moto. Guardate che roba, qui il drone segue senza nessun tipo di problema gli oggetti, qui siamo a campo aperto, ovviamente non ci sono ostacoli, ma questo dimostra quanto sia davvero davvero incredibile le capacità che ha questo nuovo drone progettato in America e purtroppo non distribuito in Europa. Il video sta diventando un po' troppo lungo, magari anche noioso, però credo, vi lascio il link in descrizione ovviamente del sito se ancora non l'avete visto. Poi finiamo con il discorso, il mio pensiero su questo radiocomando. Se voi andate a vedere, scorrete sul sito, andate a cliccare su questa Image Quality Report, vedrete che vi apre un report PDF di 36 pagine nel quale ci sono tutta una serie di informazioni veramente veramente interessanti per chi ama appunto la materia, dove si fanno tutta una serie di confronti del colore, delle dominanti, all'interno, all'esterno, a seconda della luce, della risoluzione, un metro, cioè è davvero un report interessante che vi consiglio assolutamente di andarvi a scaricare e a vedere, perché fa tutta una serie di comparazioni, come vedete, molto 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 interessanti, che per gli amanti, ve l'ho detto, del genere, hanno fatto un grandissimo grandissimo lavoro questi di SkyDio, della società americana. Infine, per concludere, due cose e poi davvero si chiude sul radiocomando, un radiocomando che onestamente è lo stesso identico del Parrot Anafi, come vedete con il marchio dell'azienda americana, però questo è identico, che al Parrot lo conosce benissimo. La cosa mi suona molto strana, potevano comunque, sicuramente ci sarà un rapporto di collaborazione con la ditta, con la società francese, ma potevano senza dubbio modificarlo un attimino, anche perché onestamente è una delle cose più brutte di Anafi, onestamente. Però potevano modificarlo un po', visto che questo è un drone nuovo, loro si sono limitati a prendere il radiocomando e l'hanno adattato al loro drone. Vabbè, è così, perfetto. Per finire, come vi dicevo, se andate a fare un preordine,
lo faccio vedere, il pre-order non riuscite a farlo perché dovresti pagare 100 euro per fare il pre-ordine, però purtroppo il pre-ordine è solo per il Canada e per gli Stati Uniti d'America. Per cui ragazzi, per ora dobbiamo solo esclusivamente attendere, sperando di poter vedere comunque questo drone o acquistarlo in qualche modo in qualche store parallelo, come succede per l'Auto Rivo. Bene ragazzi, che dite? Avete visto? A me questo drone fa davvero impazzire. Raccoglie tutto, perché è adatto per immagini in famiglia, per immagini sportive, per immagini di azione, ha una qualità assoluta e una sicurezza in volo incredibili. Ragazzi, è veramente uno spettacolo. Io ho un amico che vive in Canada. Chissà, magari potremo farlo spedire a lui e poi lui lo spedisce a noi. Ma vediamo. Ci vediamo alla prossima, ciao da Bignette, iscrivetevi al canale.